nacquero i personaggi, Fausto? Come nacquero, ognuno ha la sua storia. Per esempio lo svizzero nacque perché io lavorai per tanti anni nella Confederazione Elvetica. Mi sa che mi stanno ancora cercando perché ne ho combinate di cotte e di crude, specialmente a Kransosier e a St. Moritz. E quello nacque lì perché loro hanno questo strano modo di parlare, gli svizzeri. Mi ricordo una volta in Dogana, a Chiasso, dove stavo tornando da Milano, e ci fu un federale, così si chiamano i poliziotti svizzeri, che mi disse: signore, qualcosa da dichiarare? E io gli dissi: mezzo pollo. Lui mi rispose: vivo o morto? Gli ho detto: faccia lei, vai un po'. Insomma, sono capitati di quelle cose in Svizzera, come il concerto dei Rolling Stones che organizzai, dove c'ero io che tendevo la mano a Mick Jagger. E provate a immaginare come andò a finire quel concerto, ne ho combinate di tutti i colori. Ma ne parleremo anche di queste cose nel corso di questi nostri appuntamenti. Poi gli altri personaggi bergamaschi sono nati perché io sono di madre bergamasca e me ne vanto. Mia mamma era di Endine, Gaiano, grande Caterina, Angela, Rina, come la chiamano ancora adesso. E quando arrivavo in radio incontravo sempre i Ford Transit, che erano carichi di muratori, dove il più ricco aveva il cuscino attaccato al vetro per appoggiare la testa, mentre gli altri pigliavano di quelle testate che arrivavano sul lavoro e erano già rimbambiti. E lì nacque Radio Cantiere Network, musica e rimo ovunque voi siete, e tante altre cose. Poi ci furono i due camionisti, Maiale Inferocito e Volpe Argentato, insomma il comandante Pelicano, che copiarono in televisione a destra e manca, il friulano, Silvano il friulano. Insomma, ebbi la fortuna di radunare delle persone che mai avevano fatto la radio, come Pino Sarli, come Giancarlo Mingozzi, come Claudio Gallizzi, come Francone Branieri, insomma eravamo in 13, e avevo creato questo gruppo di facinorosi che amavano tutti quanti la radio e con me riuscirono a dare il massimo. Quindi io sono felice di aver visto questo gruppo che mai aveva fatto spettacolo, ma che si fece tanto, tanto, tanto onore.